del 2016. Ci occorrerà olio DOT 4, un bicchiere, una cannuccia, chiave dell'otto e un paio di stracci. Per prima cosa ho rimosso la staffetta che è qua dietro, che sarebbe questa, in modo che è più facile rabboccare l'olio. Seconda operazione da fare, togliere questo cappuccio e inserire la chiave dell'otto in questo modo. Ora andremo a inserire la cannuccia. In questo modo. Dopodiché apriremo la sua vaschetta. Come vedete l'olio è abbastanza sporco e quindi è il caso di cambiarlo. E qui collegheremo una bottiglia di plastica vuota dove recuperare l'olio sporco. Ok, come vedete ho messo la bottiglia vuota per recuperare l'olio sporco. Cannuccia e chiave sono in posizione. Ho aperto il barattolo dell'olio. Mettiamo uno straccio perché è molto corrosivo, il DOT 4, e qui in un bicchiere ho messo dell'olio pulito. Ora per motivi pratici devo usare due mani, quindi vi spiegherò brevemente come sarà il lavoro da svolgere. Praticamente andremo ad aprire la valvola, tireremo la linea del freno tenendola premuta, chiuderemo la valvola e rilasceremo lentamente la leva del freno fino a quando non uscirà tutto l'olio sporco e vedremo l'olio pulito. In questo modo eviteremo il formarsi di bolle d'aria nel sistema. Procedimento un po' lento, però molto efficace. Ok, come possiamo vedere, solo dopo 4 pompate si comincia a intravedere l'olio dentro il tubicino con qualche piccola bollicina d'aria e la vaschetta che man mano che pompiamo si svuota. L'importante è mantenere sempre la borraccia piena di fluido. Così eviteremo bolle d'aria nel sistema. Ora continua a dare altre 3-4 pompate e a fare un rabbocco. Ho chiuso, tutto a posto. Abbiamo rimesso il suo tappino all'interno, la vaschetta sigillata, tutta chiusa. Guardate il colore nuovo e guardate la bottiglia dell'olio vecchio. Che differenza abissale. Rivediamo. Olio nuovo e olio vecchio. Ora passeremo al freno anteriore. Stesso procedimento. Bottiglia, cannuccia, chiave dell'otto. Ah, la cannuccia, il diametro è 6 mm. Passiamo sopra, poi bendiamo bene gli stracci il tutto e andiamo a rimuovere, come vedete qua già ne fuoriesce perché è bello pieno, comunque andremo a rimuovere questo e piano piano andremo a pompare per far uscire l'olio vecchio. Come da manuale, olio cambiato. Ho rimosso gli stracci, ho rabboccato, ho pompato il procedimento è identico
al freno posteriore, come avete visto. E niente, non vi resta che testare il tutto e se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un dislike. Al prossimo video, ciao!